Abbiamo già parlato delle mega evoluzioni che tutti noi vorremmo in Pokémon Sole e Luna, ma si sa, a volte crearsi troppe aspettative può risultare controproducente. Dunque, perché non concentrarsi su quelle mega evoluzioni probabili? Insomma, quelle che davvero potrebbero vedere la luce nella settima generazione, senza concentrarci sulla bellezza degli artwork, ma immaginare quale Pokémon potrebbe veramente ottenere una mega evoluzione. Prima di iniziare però, due premesse. Innanzitutto non saranno presenti in questo video Mega Solarok, Mega Lunaton e Mega Flygon, dato che di loro abbiamo già parlato in altri video, ed in particolare Flygon sarà presente al 99% nei prossimi giochi. In secondo luogo questa selezione, se così si può chiamare, si basa su alcuni criteri, ossia l'origine di un Pokémon, collegabile alla regione o ad altri fattori, la debolezza di un Pokémon che potrebbe spingere la Game Freak a migliorarlo con una Mega Evoluzione, ed infine la concordanza che una possibile Mega Evoluzione potrebbe avere con altre Mega Evoluzioni già presenti. Detto ciò, iniziamo dato che ho già perso troppo tempo. La prima mega evoluzione di cui vi voglio parlare è quella di Kingdra. Perché proprio lui? Iniziamo col dire che è un Pokémon di seconda generazione. E sapete benissimo che io sostengo la teoria della nuova Johto. Se non sapete cos'è, vi lascio un link in descrizione ad un mio vecchio video, ma comunque torniamo a noi. Kingdra non è un semplice Pokémon di seconda generazione, è infatti l'unico Pokémon drago che è stato introdotto in Pokémon Oro e Argento, e considerando che ogni generazione porta almeno una mega evoluzione di tipo drago, e visto che partendo da Garchomp in Pokémon X, che appartiene alla quarta generazione, siamo passati a Salamence, Pokémon di terza, la tendenza sembrerebbe essere quella di scendere con le generazioni. Considerando tutti questi fattori, la mega evoluzione di Kingdra penso che non sia affatto lontana da realizzarsi. I secondi Pokémon che si apprestano molto probabilmente alla mega evoluzione saranno Golem e Machamp. Questo perché in sesta generazione abbiamo assistito alla mega evoluzione di Gengar e di Alakazam. I fanatici della prima generazione ricorderanno che Golem, Machamp, Alakazam e Gengar sono gli unici 4 Pokémon che si evolvono tramite scambio. E dunque avrebbe senso donare ai due Pokémon non ancora mega evoluti una possibilità di combattere alla pari con gli altri due, senza considerare che sia Golem che Machamp sono due Pokémon molto trascurati nel metagame e che quindi meriterebbero un'occasione per risollevarsi. Abbiamo poi un Pokémon molto indicato alla mega evoluzione in settima gen, ossia Bellossom, questo per il semplice fatto che è ispirato ad una danzatrice hawaiana. Dunque calzerebbe a pennello in questa nuova regione. Ah, giusto per farlo notare, si evolve con la pietra solare, ma questa è più una coincidenza che un mega Bellossom confirmed. Inoltre, per questo Pokémon vale sia il discorso fatto per Kingdra riguardante la nuova Johto, che quello sulla sua disarmante inutilità nel competitive. Dai Bellossom, lo sappiamo che hai delle potenzialità. Vi presento ora al quarto posto un altro duo, ossia Cloyster e Golduck. In questo caso però uno escluderebbe l'altro. Questo perché sono entrambi connessi a Slowbro, Pokémon che in sesta generazione ha acquisito la sua mega evoluzione. Se infatti Cloyster è in qualche modo legato a Slowbro, dato che almeno nell'anime quest'ultimo sarebbe il risultato di una fusione, diciamo così, tra Slowpoke e Shellder, Golduck è considerata invece la controparte effettiva di Slowbro e quindi ugualmente quotato. Del resto non sarebbe la prima volta che due controparti ottengono entrambe la mega evoluzione, come mostrano i casi di Pinsirn ed Heracross, oppure Camerupt e Sharpedo. Quindi, più probabile Cloyster o Golduck? Scrivetemelo in un commento. Stiamo giungendo verso la fine e qui diamo spazio anche alla terza generazione e a qualcosa di più concettuale. I Pokémon in questione sono 4, ossia Regirock, Regice, Registeel ed infine Regigigast. Essi sarebbero, secondo alcune teorie, connessi a Pokémon Sole e Luna tramite il progetto Azoth, ormai divenuto pressoché famosissimo. In sostanza, i simboli Braille che presentano questi tre Pokémon somiglierebbero alle ultime tre lettere della stessa parola Azoth, e se si mega evolvessero loro, anche il loro creatore dovrebbe possederne la capacità. Anche se per Regigigas potremmo addirittura aspettarci un suo archeo risveglio. Infine, ultimo ma non per importanza, troviamo un trio, ossia quello degli starter di Johto. Per loro abbiamo un sacco di prove, molte delle quali, che novità, legate alla teoria della nuova Johto.
Innanzitutto, se a Kalos sono state introdotte le mega evoluzioni degli starter di prima generazione, allora sarebbe logico pensare alla possibilità di vedere finalmente Mega Typhlosion, Mega Feraligatr e Mega Meganium nella settima. Inoltre, in questi giorni sono stati rilasciati in Giappone dei codici seriali per riscattare proprio questi tre Pokémon. Coincidenze? Forse no, anche perché per ora ogni gioco ha introdotto le Mega di un trio di starter. E allora, perché non continuare la tradizione? Infine, un'ultima informazione. In sesta generazione venne inserita anche la mega evoluzione di Blaziken, come, fra virgolette, prologo di Omega Rubino e Alfa Zaffiro. Se ipotizziamo che dopo Sole e Luna usciranno i remake di Diamante e Perla, forse potremmo assistere nella settima generazione ad una mega di un Pokémon tra Empoleon, Infernape e Torterra. Proprio su quest'ultimo punterei l'attenzione, dato che il Pokémon Bioma e la regione di Alola si contraddistingue appunto per la varietà di ambienti diversi. Bene ragazzi, il video termina qua, io spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, scrivete qua sotto in un commento, sempre civilmente ovviamente, cosa ne pensate di questo video, cosa ne pensate delle mega evoluzioni, se siete d'accordo o meno su queste probabilità. Se pensate che possano essercene altre e per quale ragione, vi invito anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a passare dai social che troverete in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!